Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente, sotto i miei video, alcuni forgiatori mi hanno chiesto di portare contenuti riguardanti i vari status per comprenderne meglio la natura e sfruttarne ogni beneficio. Partendo dalla protezione, passando per l'addirato e la forza, terminando con lo stordimento, in questo primo appuntamento della serie Padroneggiare la teoria, scopriremo assieme quali sono i punti importanti da sapere per le varie condizioni che si potranno trovare in gioco. Prima di partire, un sentito ringraziamento va a Carmelo Massimo Tidona e Dammat per aver dato disponibilità e aver messo a disposizione la loro conoscenza del gioco per la realizzazione di questo video. E da come avete potuto notare, la Z Car Trading di Alessandro Grassi è entrata a far parte degli sponsor del canale e presto ci saranno interessanti novità che riguarderanno nello specifico i nuovi forgiatori. Ed ora esploriamo assieme il microcosmo formato dagli status di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video non tratteremo nel dettaglio le condizioni primordiali pronto ed esaurito, dato che faranno parte del naturale decorrere del gioco. Ogni nuovo forgiatore, infatti, potrà familiarizzare con queste condizioni giocando una semplice partita. Inoltre, non si tratteranno i singoli aspetti di ogni argomento nel dettaglio per non guastare l'esperienza della scoperta che Keyforge potrà offrire ad ogni nuovo giocatore appena arrivato sul crogiolo. Lo status Protezione, che ha fatto la sua prima comparsa nell'espansione Mondi in Collisione, permetterà ad un servitore sul terreno di ignorare qualsiasi danno che lo possa scalfire, o effetto che gli faccia lasciare il gioco. Una creatura protetta, quindi, potrà sopravvivere a distruzioni massicce come quella del portale di Dis, rimanere in gioco anche quando verrà rimbalzato in mano attraverso carte come Richiamo della Natura o Buio in Sala, Epurato a causa di effetti come Segrete o Cyberclone, e prevenire tutti i danni provenienti sia da un combattimento che per l'effetto di una carta, come Trappola d'Innesco. Una volta prevenuta una qualsiasi fonte rivale che possa influire sulla presenza del servitore alleato, lo status protezione dovrà essere tolto dalla creatura in questione, lasciandola nuovamente alla mercé di qualsivoglia insidia nemica. Ci sono poi quelle eccezioni che permettono a determinati servitori di sfruttare la loro parola chiave, come Elusione o Schermaglia. Per il primo caso, infatti, serviranno non due, come di solito accade per abbattere un servitore con questi requisiti, ma bensì tre creature avversarie per riuscire a distruggere il vostro mostro. La dinamica sarà: il primo servitore attaccherà, togliendo l'illusione, il secondo annullerà la protezione e il terzo farà entrare i danni. Per la schermaglia, invece, la protezione sarà un valido strumento per prevenire danni derivanti da abilità pericolo che non susciteranno alcun effetto sulla creatura attaccante. La dinamica sarà: attaccherete con il vostro servitore la creatura avversaria con pericolo, si innescheranno i danni da pericolo che andranno ad infrangere la protezione, per poi far entrare i danni da combattimento al difensore. Ci saranno sicuramente molte altre situazioni nelle quali la protezione potrà tornarvi utile,
Ad esempio, nei mazzi board control, questo status sarà fondamentale per trattenere il più a lungo possibile le ambre catturate o per innescare fastidiosissime combinazioni di carte come interessi della città-stato ed antico potere, che se utilizzate al momento giusto potranno anche decidere le sorti di un incontro. Lo status adirato, anch'esso comparso con l'arrivo di mondi in collisione, costringerà un servitore a combattere se possibile. Ed è proprio quel se possibile che renderà questa condizione non eccessivamente rigorosa, lasciando un minimo di manovra a tutte quelle creature con un segnalino ira su di esse. Una delle domande più frequenti è: una creatura con un segnalino adirato può raccogliere se non ci sono creature avversarie sul campo di battaglia? La risposta è semplicemente sì, certo che può, dato che non essendo possibile combattere, non avendo nessun nemico contro cui avere uno scontro, il vostro servitore potrà avvalersi del se possibile per svolgere qualsiasi altra operazione, anche volendo innescare il suo effetto azione se ne dovesse avere uno. Ma non è l'unico modo di far fare qualcosa di diverso dall'esclusivo venire alle mani ad un mostro adirato. C'è anche un'altra situazione che aggira questo status e ne vanifica la dinamica. Se avrete un falco fantasma nella vostra mano, potrete schierarlo proprio accanto al vostro servitore adirato per farlo raccogliere. Sarà possibile farlo, dato che l'effetto della creatura di casa selvaggi, attraverso il suo effetto gioco, darà loro la possibilità di raccogliere uno alla volta. Anche in questo modo, quindi, la vostra creatura adirata non potrà combattere, dato che non le sarà possibile farlo per l'effetto del falco. Ma potrà raccogliere, ignorando il segnalino ira su di essa, che comunque rimarrà presente sul servitore. Lo status adirato è sicuramente una condizione particolare che, come abbiamo visto, ha dei limiti valicabili che possono esonerare i vostri servitori a svolgere altre azioni che esulano dalla condizione stessa. Durante le varie partite che ho svolto comunque, raramente ho visto questa tipologia di token essere impiegata in un match, segnale che a livello di funzionalità tra l'adirato e la protezione è proprio quest'ultima ad avere largo uso. Anche se, in determinate occasioni, che deviano dagli esempi che abbiamo precedentemente trattato, adirare un servitore nemico che con il suo effetto raccolto o azione potrebbe crearvi non pochi problemi, sicuramente sarebbe una mossa azzeccata. Quindi, se ne avrete la possibilità, non disdegnate assolutamente questo status, soprattutto se vi siete scoperti amanti dei mazzi control. Dall'inizio del gioco, la forza ha subito un cambiamento radicale, trasformandosi da carta da gioco nel richiamo degli arconti, personalmente mai utilizzata e custodita in un raccoglitore come cimelio da museo, a segnalino vero e proprio a partire dall'era dell'ascensione. Quando ho iniziato a giocare, credevo che questi status potessero essere utilizzati per qualsiasi aumento di potenza, e invece ho scoperto con il tempo che non è proprio così. Anzi, ci sono determinati momenti nei quali adoperarli e altri che invece non ne prevedono proprio l'uso. Ad esempio, nel caso del Cavaliere Devoto o di Bautrem il Leone di Casa Sanctum, non sarà possibile utilizzare i segnalini adibiti a tal proposito, perché si sta parlando di aumento forza. Mentre, per quanto riguarda le carte selvaggi, migliori della specie e guardiano del boschetto, essendo specificata la presenza dei segnalini più uno forza, si potranno utilizzare i tokens appositi per segnalare un crescere della potenza dei vostri servitori presenti sul terreno di gioco. Questo sta a delimitare anche una differenza sostanziale, dato che l'aumento forza non sarà permanentemente presente in gioco, a differenza del segnalino più 1. Per fare un esempio pratico, se Bautrem il Leone venisse distrutto in battaglia o per l'effetto di una carta, automaticamente i suoi vicini perderebbero forza. Mentre se dovesse toccare al guardiano del boschetto, entrare nella pila degli scarti, i segnalini rimarrebbero sui suoi vicini, aumentando la loro potenza in modo irreversibile.
Quindi qual è la differenza tra le due diciture? Quando leggerete in un testo riceve più N forza, sappiate che non dovrete utilizzare il segnalino. Mentre al contrario, se troverete scritto metti un segnalino più N forza, allora in quel caso potrete impiegarli. Si potranno comunque utilizzare entrambi in una partita amichevole o in un torneo locale, dove sono sicuro non ci saranno problematiche di nessun genere. Ma se un giorno vi verrà in mente di partecipare ad un evento nazionale, sappiate che sarà assolutamente vietato segnalare l'aumento forza, che ripeto, abbiamo visto essere totalmente diverso dal segnalino forza, attraverso l'utilizzo di questi tokens. Anche per il segnalino stordito, come per il più uno forza, c'è stata una modifica sostanziale passando da carta da gioco a token vero e proprio. Quando un servitore avrà questa condizione addosso, esso potrà essere utilizzato ma solo per rimuovere lo status, non fornendo di conseguenza quindi ambre alla vostra riserva e abilità azione o combattimento. Esistono due tipologie di stordimento, pronto ed esaurito. Prendendo ad esempio una parte di match, quando una creatura verrà semplicemente stordita da un servitore avversario, si posizionerà il token dedicato su di essa e nel vostro turno la potrete utilizzare per rimuovere lo status. Quando invece verrà stordita ed esaurita, il servitore non potrà essere utilizzato nel vostro prossimo turno, dato che, a norma di regola, le creature esaurite non possono essere utilizzate. Prima di pescare le carte e cedere la mano all'avversario, potrete ripristinare ogni elemento presente nella vostra metà di gioco e nella sessione successiva potrete utilizzare la creatura colpita dalla condizione invalidante per rimuovergli il segnalino stordito. Una domanda che potrebbe sorgere spontanea è: e le creature che hanno abilità Omni, come si comportano? Ebbene, dagli sviluppatori è arrivata la notizia che anche i servitori con questa parola chiave nel testo potranno, indipendentemente dalla casa scelta nel vostro turno, azionare il loro effetto per far sparire lo stordimento. Naturalmente ci sono situazioni che potranno velocizzare la rimozione dello status, come ripristinare una creatura per poterla utilizzare a proprio piacimento. Giocando comunque scoprirete i retroscena che muovono queste dinamiche e ne farete uso nel migliore dei modi, al momento opportuno, per massimizzare ogni singola mossa che, ambra dopo ambra, vi porterà a vincere una partita. Qui troverete uno specchietto utile per comprendere al meglio le varie condizioni di stordimento che un servitore può riscontrare durante una partita, con conseguente numero di turni necessari a rimuovergli lo status per poterlo utilizzare nuovamente e sfruttarne il pieno potenziale. Gli status in Keyforge rappresentano un mezzo importantissimo per contrastare le giocate avversarie e costruire una strategia che potrà risultare decisiva ai fini di un match. In descrizione troverete ogni riferimento agli argomenti trattati nel video e il regolamento generale con le pagine esatte dove ogni voce verrà trattata nel dettaglio. Non mi resta che darvi appuntamento al secondo episodio di Padroneggiare la teoria, dove tratteremo il tempismo dietro la risoluzione di effetti come precombattimento, assalto, pericolo e altro ancora. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura per la prima e mutazione di massa per la seconda, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate.
Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.